Grande festa oggi pomeriggio in Via della Misericordia per la fine del restauro delle mura del Conservatorio San Niccolò, crollate lungo il tratto di Porta Leone a causa della violenta tempesta di vento del marzo 2015. Un pezzo di storia della città torna al suo antico splendore grazie a un importante intervento di ricostruzione che alla Fondazione San Niccolò, proprietaria di questo tratto di cinta muraria, è costato 350.000 euro. 80.000 euro sono state messe insieme grazie alla generosità dei pratesi che hanno partecipato alle varie iniziative di solidarietà organizzate sul territorio per curare questa dolorosa ferita. Questa è la manifestazione dell'affetto della città di Prato per la Fondazione Conservatorio San Niccolò. Il senso di disperazione che avevamo il 5 marzo 2015 camminando qua sopra si è trasformato in uno spirito di solidarietà. Abbiamo ricostruito le mura grazie all'impegno di tanti cittadini pratesi che hanno donato anche piccole somme. Abbiamo raccolto una somma straordinaria, 80.000 euro in un periodo di crisi della città, credo sia un risultato impensabile. E poi il resto con risorse della fondazione, anche grazie all'intervento della nostra assicurazione. E quindi siamo felici. Oggi restituiamo alla città un'opera bella. Le mura, di cui è ben visibile lo stacco tra la parte restaurata e quella rimasta in piedi, sono state rafforzate ancorandole dall'interno lungo l'area verde del Conservatorio San Niccolò. Spessore esiguo del muro aveva fatto crollare dopo 7 secoli, ma non avevamo capito per quale motivo, proprio in quel momento e proprio per il vento. Quindi la prima condizione era come conoscere il materiale e le dinamiche. Dopodiché abbiamo studiato da un punto di vista statico la struttura e abbiamo contraffortato da dietro, in modo tale che da fuori si possa vedere ancora il muro così com'era, e con le chiavi che contengono meglio l'espressione dell'antico, ed è la parte ai due lati dove si individua ancora l'arco che si era generato da solo dopo la rottura per il vento del 5 marzo.